E buongiorno amici! Siamo arrivati al Passo Cibiana. Buongiorno! Abbiamo parcheggiato qui a sopra il Rifugio Re Mauro e si parte alla salita per il Monte Ritte. Ritte. Where is? Ma in sostanza qual è il Monte Ritte? Se riusciamo a capire da che parte si sale. Ok, abbiamo trovato il sentiero di qua, proprio di fronte al rifugio. Oggi ci siamo solo noi, che bello! Allora, abbiamo due scelte, sentiero, che però tira su bello dritto, o la strada, che si potrebbe anche fare, tanto oggi non passano le navette, e 5,5 km, 110 minuti. Allora, vado per la strada? Sì. Non sappiamo come se trovi ghiaccio, neve sul sentiero. Sì, bene. Partire il sol, partire. Vamos! Ecco che abbiamo incontrato il sentiero a piedi, quindi dovremmo essere quasi arrivati. Sì, però vedi che lì c'era neve. Sì, c'è ancora un po' di neve. Abbiamo deciso di fare qui la pausa perché avevamo super fame. Paninetto, super salame e zucchine. Buon appetito! Cioè, facciamo vedere il dessert, crema pasticcera con pavesini, cioè qua neanche i ristoranti gourmet. Guarda, aiuto! Guarda. Wow, che belli! Che carino! Signor Corvo! Si è perso. Il museo è aperto da giugno a settembre. Però se venite a piedi non fate la strada perché passano le navette e tirano su tutta la polvere. Se no venite in navetta, se non avete voglia di camminare. Bene, torniamo giù per lo stesso sentiero e ci vediamo giù. Ritornate al rifugio. Andiamo a bere uno sprizzetto e soprattutto a fare il timbro. Ed ecco qua tutta la strada che abbiamo fatto, ta ta ta. Questo invece è il sentiero, se volete tagliare. Track. Bello, bello, carino. Poi non c'era nessuno, è stato super top. Super vista, anche se c'era un po' di nuvolo. Buoni i cassunzieri. Bellino, abbiamo mangiato qua e si mangia veramente bene se volete passare. Aspetta. E vai. Viva.
e non potevamo passare dall'azienda agricola Talamini della tela a prendere un po' di provviste. L'ultima fetta. È arrivato anche Spritz? C'è Spritz? Dovete provare questo, il blu del Cadore è super top.